Sia lodato Gesù Cristo. Nelle prime due serate della nostra novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata, abbiamo valorizzato alcune delle litanie lauretane. Abbiamo invocato la Vergine come regina dei patriarchi e regina dei profeti, e poi come regina degli apostoli, regina dei martiri e regina dei confessori della fede. Sono titoli mariani che fanno riferimento alla storia della salvezza, la quale a sua volta ha due grandi epoche: la storia dell'antico Israele, nel quale secondo la carne sono nati Maria Vergine, la madre di Gesù Cristo, e Giuseppe di Nazareth, colui che gli fece da padre in terra, e i primi apostoli. La storia della Chiesa di Cristo, fondata sugli apostoli e che nei secoli ha annoverato martiri, confessori della fede, pastori, vergini e innumerevoli uomini e donne santi, dei quali solo una parte troviamo nei calendari e hanno lasciato memorie storiche, ma le cui vite terrene sono ben note a Dio, che ha saputo ricompensarli con la vita eterna. Quando leggiamo le agiografie o vite di santi, letture, sia detto per inciso, molto raccomandabili in generale, anche se non sempre ben documentate e ben scritte, leggendo, dico, le vite dei santi, possiamo cadere in diversi stati d'animo. Possiamo provare incredulità, anche fondata, quando scadono nel leggendario. Possiamo provare ammirazione, e ciò va bene, ma non è sufficiente. Può poi nascere in noi una devozione speciale nei confronti dell'uno o dell'altra, che ci spinge a chiedere la loro intercessione presso l'Altissimo per qualche grazia. Può infine nascere in noi anche il desiderio di imitarli quando li sentiamo vicini a noi, per circostanze esistenziali o simpatia umana. E questo è uno dei motivi per cui la Chiesa beatifica e canonizza sin dai primi secoli e fino ai nostri giorni uomini e donne che hanno vissuto in modo esemplare la loro fede cristiana. Questo desiderio di santità, per molti dei presenti, è anche una vocazione e missione specifica che si sono liberamente accollati con impegni seri e qualificati. Mi riferisco alla vocazione propria dei fedeli della prelatura dell'Opus Dei, essere araldi della chiamata universale alla santità di tutti i battezzati. Intelligenti pauca, dice l'adagio latino, con la persona intelligente non sprecare parole, dunque non mi ci soffermo, anche perché, se Dio vuole, sul tema della chiamata alla santità ritorneremo nelle prossime serate. Piuttosto, vorrei soffermarmi su di una difficoltà, un dubbio grave che ci può cogliere quando siamo di fronte a personalità di uomini o donne santi, siano essi i santi del calendario o siano, con espressione di Papa Francesco, santi della porta accanto. Quante volte vi sarà capitato, a me un po' di volte, di sentire dire da qualcuno: per me quel sacerdote, quella madre, quel giovane prematuramente mancato, come il nostro Carlo Acutis,
è santo o santa. La difficoltà e il dubbio, dicevo, che si tratti di modelli irraggiungibili, che la santità non faccia per noi che siamo peccatori. Getta benzina sul fuoco di questa convinzione un certo modo di presentare la vita dei santi come una vita esente da ogni peccato, persino da ogni peccato veniale, quasi che tutto ciò che hanno fatto sia sempre esemplare in tutto. E no, rassicuriamoci, i santi non furono uomini e donne infallibili. Magari senza volerlo hanno preso tutti i loro abbagli, e non faccio esempi perché solo perché non mi pare il caso in questa sede. Siamo chiamati tutti alla santità, ma rimaniamo tutti peccatori, con un'unica eccezione, appunto quella dell'Immacolata, l'unica creatura, ci ritorneremo sopra ancora nell'arco della nostra novena, della quale si possa dire che fu esente sia dal peccato originale sia da ogni peccato personale. Tutti gli altri, non lo dico io, lo ha affermato dogmaticamente il Concilio di Trento 5 secoli fa, tutti gli altri hanno bisogno della virtù della penitenza, hanno bisogno cioè di pentirsi per poter così essere giustificati, cioè resi giusti e santi dalla misericordia di Dio. Vedete, il male è una realtà evidente a tutti, e anche il peccato, cioè il male consapevole e volontario, è una realtà evidente, benché non a tutti. Alcuni sono ciechi al peccato perché ne sono immersi, ma altri del peccato hanno una visione più nitida, come i profeti, detti anche veggenti, uomini illuminati da Dio e che pronunciano gli oracoli di Dio. Così Geremia, che nella lettura profetica di questo terzo martedì d'Avvento richiama il popolo in questi termini: i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere, poiché tra il mio popolo si trovano malvagi che spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini, come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni. Perciò diventano grandi e ricchi, sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male, non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei poveri. Sono espressioni che non possono essere più chiare e, vorrei aggiungere, sempre attuali. Esiste il male, nessuno lo nega, ed esiste un male personale, consapevole e volontario che chiamiamo peccato. Se nel male non c'è consapevolezza e volontarietà, ti ricordo ciò che già dovresti sapere, fratello mio, sorella mia, quel male fa comunque danno, ma non è peccato. Se invece in quel male c'è una materia grave e da parte di chi lo perpetra piena avvertenza e deliberato consenso, il peccato viene detto peccato mortale, perché porta alla morte, almeno temporanea, della nostra comunione con un Dio che è santo. Purtroppo, anche per coloro per i quali è evidente che esista il peccato, questa realtà rimane assai più evidente quando la vediamo, o crediamo di vederla, negli altri, che quando è in noi. Dunque ricordiamoci del rimprovero che Gesù rivolge nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera ad alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me. Farisei sono quelli che si credono migliori degli altri, che si travestono di santimonia invece di perseguire da peccatori come gli altri la meta della santità. Scribi o dottori della legge sono quelli che nei moderni aeropaghi, dai media o nei locali pubblici fino alle chiacchiere tra colleghi o ai discorsi in famiglia, pontificano sulle malefatte altrui, si tratti di personaggi pubblici o del proprio prossimo, ma non si sanno applicare quello che da dottori o da maestrine vorrebbero insegnare agli altri. Con queste avvertenze, e mi avvio alla conclusione, potremo rivolgerci con più sincerità e dunque con più frutto a colei che invochiamo come refugium peccatorum, che non significa rifugio dei peccati, lo dico per quelli che masticano male il latino, non è il genitivo di peccatum, peccato, ma il genitivo di peccator, al femminile peccatrix, rifugio dei peccatori, rifugio delle peccatrici. E allora concludiamo davvero guardando all'Immacolata, a colei la quale, proprio perché senza peccato, per grazia di Dio è capace di una piena accoglienza verso di noi peccatori e peccatrici. Chiediamole di saper giudicare meno gli altri, di saper vedere il nostro peccato. Chiediamole di offrirci riparo quando abbiamo peccato e protezione contro le tentazioni a peccare. Rifugio dei peccatori e delle peccatrici, prega per noi. Amen. Tota pulcra est Maria. Tota pulcra est Maria, et macula originalis, non est in te, et macula originalis, non est in te. O gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccato. O Maria, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro intercede pro nobis ad Dominum Iesum.